No, usciamo, andiamo a fare un giro qua a sinistra a vedere le torri. Sono gemelle. È stato fatto un test al Politecnico di Milano, nella Galleria del Vento, perché il problema di questi alberi quando sono così alti è che naturalmente devi considerare l'umidità, che cambia dai 50 ai 100 metri, l'esposizione al sole, che cambia a seconda delle facciate, ma soprattutto il vento, perché a 100 metri, anche se Milano non è una città ventosa, ci sono dei punti, soprattutto negli angoli, dove le piante sono esposte al vento. Naturalmente non potevamo permetterci di rischiare che ci fossero fratture di rami o addirittura sradicamenti. È stata studiata una terra particolare, abbastanza leggera da non pesare troppo sul perimetro, abbastanza pesante da evitare che le radici potessero sollevarsi. C'è una griglia saldata alla base dei vasi e a questa griglia è stato ancorato con delle fasce tutto il sistema. Più è stato fatto per le piante molto alte un ulteriore sistema di ancoraggio del tronco. Sono circa 2,5 km di vaso continuo. C'è un posto vicino a Milano dove abbiamo fatto crescere per 2 anni questo che bosco. Si abitua... Perfetto. Che si abituassero ad avere c'è un cilindro di terra contenuto. Poi uno ad uno sono stati esportati qua. I botanici dicono che ci vorrà un anno e per il maggio del 2019 avremo tutta l'alberatura, diciamo, che avrà raggiunto una dimensione congrua, il verde, le piante, i rampicanti saranno tutti in posto. Tra l'altro ho imparato una cosa che non avrei mai immaginato, che in realtà per poter dare più resistenza a un albero bisognasse ridurre al minimo le foglie, l'estensione dei rami. Non è così, non è così, perché più è la superficie che assorbe il movimento, più l'albero è flessibile, meno rigido. È interessante questa cosa. Sì, vai a vedere un verde continuo. Esatto, dovrebbe arrivare col tempo a vedere un verde continuo. Nelle due torri ci sono più di 800 alberi. Per la luce? Per la luce è studiato in modo tale che la facciata sud, questa, abbia quasi sempre alberi che mantengono le foglie e sono alberi tendenzialmente, diciamo, per un clima mediterraneo, per esempio olivi, e sono alberi, come dire, limoni, alberi da frutta, mentre la facciata nord tende ad avere alberi che perdono le foglie in modo tale che anche d'inverno la luce possa penetrare. Non par vero di avere una vera città. Milano non ha mai avuto un centro cittadino come Torino, come Napoli. Città la vedi appena ora, insomma. Prima c'era la borgata. Diciamo che quello che è successo in molte altre città europee, a Francoforte, a Barcellona, oltre che ovviamente a Parigi e a Londra, è successo a Milano con molto ritardo, cioè il fatto che ci fossero delle zone che crescevano in altezza e che allo stesso modo diventavano dei luoghi centrali. Qui c'è l'edificio della regione, l'edificio del comune, il mondo della finanza, insomma sono dei pezzi di una Milano. Insomma, Torino è nata già come capitale, Milano non è capitale. Interessante questo. E tu dici che in fondo questo tipo di presenza può dare una dignità diversa alla città, un'identità diversa. Da un certo punto di vista questo grattacielo è stato molto studiato, perché effettivamente una presenza così importante di foglie, di alberi, di piante, di arbusti ha anche dei vantaggi importanti sulla sostenibilità ambientale, perché le foglie producono ossigeno, assorbono CO2 e poi assorbono anche le polveri sottili del traffico delle automobili. Quindi ci sono degli studiosi che ci hanno detto che questa grandissima quantità di piante aiuterà a migliorare la qualità dell'aria. È come avere una foresta di 2 ettari in 1000 metri quadri in città. La BBC ha mandato una troupe, ha installato una telecamera sul tetto di quel grattacielo che ogni un minuto fa un scatto, perché loro vogliono seguire cosa? La biodiversità. Loro dicono che la vera grande novità di questa torre è data dalla straordinaria biodiversità.
andiamo. Gillo, vieni che vediamo dal balcone, questo è ancora più bello. C'è un balcone. Quindi era chiuso? No, questo è il salotto. Su giù, il salotto. Ah, ma magnifico, eh? Perché vedi, sotto non c'è una pianta, ma ci sono degli arbusti, quindi non hai problema. Vedi, per molti minimi è anche fatto di avere una protezione di non essere subito esposti. Toglie un po' l'idea delle vertigini. Per ogni umano ci sono due alberi, circa 8 arbusti e circa 20 dove? Piante, qua. E in fondo che lo faccia Milano è bello che Milano abbia ospiti una cosa così. Tutto questo parco, diventerà tutto parco, diventerà un grande parco. Ah, ah sì? Sì, sì. Fino alla torre solare. Questa è una buona idea, eh? Sì, sì. No, quella è l'altra torre, vedi che c'è una gru, una grande gru, che serve per sostenere questo carrello su cui i botanici vanno a fare le potature due volte all'anno. È una fazione dell'arte contemporanea. Appunto, dico, incredibile. Incredibile. Torino, Genova, Napoli hanno fatto il loro museo. Non riusciamo ancora. Una premia che danno ogni due anni a Francoforte al grattacielo più bello e innovativo. E c'erano 800 concorrenti, 800 grattacieli da tutto il mondo. Poi sono stati selezionati 5 anzi, e erano uno di Jean Nouvel, due di Jean Nouvel, uno di Rem Koolhaas, uno di Steven Hall, e poi c'era il nostro e ce l'abbiamo fatta. È stato... In Cina ci hanno chiesto di farne altri per edilizia sociale, cioè social housing col bosco verticale, e anche di farne alcuni più alti. Ancora più alti. Grazie di essere venuto. Grazie, sono molto contento. Sono molto interessanti. Molto contento. Molto... E quando Milano fa una cosa nuova, come è stato in passato, immediatamente c'è un'attenzione del mondo. Questo è stato molto bello. Effettivamente il risultato mi pare ottimo.